Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Esultate, cari fratelli, esultate, care sorelle, perché oggi è un giorno di festa solenne. Oggi festeggiamo Dio uno e trino. Oggi festeggiamo Dio Padre, festeggiamo Dio Figlio e festeggiamo Dio Spirito Santo. Unica espressione di amore, Cristo amore, l'amore fatto persona, Cristo via, Cristo verità, Cristo vita. Dio Padre Creatore, Dio Figlio Irredentore, Dio Spirito Santo amore. Quell'amore che procede dal Padre e dal Figlio. Quell'amore che porta tutti ad amare Dio e ad amare i fratelli, coloro che si riconoscono figli, che vogliono essere figli, mettere in pratica gli insegnamenti del Figlio Gesù per poter meritare di ereditare la vita, Cristo vita eterna. Ecco questa festa solenne e santa, questa festa che porta ad amare Dio nella sua essenza e nella sua sostanza, quel Dio uno e trino che tanti disconoscono, che tanti non riescono a comprendere nel suo essere uno e allo stesso tempo trino. Ma coloro che si fanno piccoli per amore di Dio, coloro che vogliono mettere in pratica quell'essere poveri in spirito, per poter lasciare campo allo Spirito Santo di prendere possesso e di divinizzare, per far sì che si possa divenire, sull'esempio dell'uomo Dio Gesù, tanti piccoli Gesù, comprenderanno e prenderanno parte, perché saranno in comunione viva con il pane vivo disceso dal cielo. In quella comunione di cuore, anima e spirito che fa essere e nella sostanza manifesta l'essenza che caratterizza i figli, quell'essenza che caratterizza colui che è figlio, generato e non creato per opera dello Spirito Santo. Che procede nella storia, che qui in questa terra d'amore è sceso per condurre tutti a vivere la verità in forma piena, affinché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo è il mistero della Santissima Trinità, un mistero insondabile e inaccessibile a chi è pieno del proprio io, a chi è pieno della propria saccenza, a chi è pieno della propria superbia, a chi è pieno del proprio sapere. Chi invece si lascia condurre dall'azione dello Spirito Santo e si fa riempire dallo Spirito Santo Cristo amore, tutto comprende perché tutto vive. E ciò che per tanti rimane inaccessibile e insondabile diventa comprensibile, perché Dio è semplice e nello stesso tempo è profondo. E tanti potranno ben comprendere la teofania, perché la vivono. E ciò che si vive si può comprendere. Così come disse la fanciulla di Dio nell'unica intervista pubblica che lasciò al mondo: per me è facile comprendere, perché tutto vivo, ma chi non vede, chi non vive, non può comprendere. E chi non comprendendo si permette di giudicare, rischia di sbagliare e di frantumarsi contro lo spirito di verità che avanza e procede nella storia e che porterà a trionfare la giustizia di Dio,
perché misericordia e giustizia avanzano insieme, per donare giustizia ai giusti, ai figli, e per poter far comprendere che cosa è la giustizia, che cosa è la misericordia, che Dio uno e trino vuole far conoscere a tutti coloro che in questa valle accorreranno per poter sperimentare l'amore, quell'amore uno e trino che nel Figlio si manifesta, prende carne, diviene vita, per poter portare e far tornare alla vita coloro che nel Figlio vogliono essere, vogliono vivere. Ecco che la manifestazione della Trinità confluisce e consiste nella verità, nell'amore, nella bontà che è Cristo. Uno e trino. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, ci insegna Gesù, il Maestro dei Maestri. Essere puri di cuore è la condizione essenziale per poter vedere e contemplare Dio. Chi vede Cristo conosce il Padre, chi vede Cristo conosce il Figlio, chi vede Cristo conosce lo Spirito Santo. Beati puri di cuore, beati coloro che sgombrano il cuore da tutto ciò che è peccato, da tutto ciò che è male, beati tutti coloro che vivono per mantenere un cuore puro, limpido, trasparente, sull'esempio del cuore immacolato di Maria, la tutta bella, la tutta pura, colei che ha preservato se stessa per far consistere lo Spirito Santo, amore, nel proprio cuore, divenendo tempio dello Spirito Santo, divenendo tempio di Dio uno e trino, un cuore puro, che è riuscita a contenere l'incontenibile, un'umile fanciulla, dal cuore puro, semplice, ma che grazie a questo cuore ha dato la possibilità all'umanità di far scendere Dio uno e trino e di potersi incarnare. Ecco il mistero della Santissima Trinità che si incarna nel cuore di una creatura, di una figlia, che per amore di Dio si è fatta ancella, che per amore di Dio ha sposato la volontà del Padre, che per amore di Dio è divenuta madre dei suoi figli. Ecco che in Maria la Santissima Trinità si riflette e si specchia. In quel suo essere ancella, sposa e madre. E così ancora, madre universale, regina del cielo e della terra e corredentrice universale. In Maria il mistero della Santissima Trinità consiste. È. Chi vuole conoscere il mistero della Santissima Trinità, guardi a Maria, contempli il suo cuore puro e immacolato, così come Gesù ha rivelato a questa fanciulla, a questa Maria, in quella preghiera profonda che Gesù le ha rivelato, quella preghiera a pagina 23 del libretto della Nuova Gerusalemme che ci aiuta a penetrare il mistero della Trinità che in Maria consiste. E per poter vivere il mistero trinitario, Gesù le ha rivelato questa preghiera di consacrazione al cuore immacolato di Maria, facendoci con ciò comprendere che per vivere la Santissima Trinità e per poter comprendere il mistero della Santissima Trinità, Maria è la chiave che apre le porte del cuore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e che permette ai figli di Maria di poter accedere, prendere parte e di conseguenza comprendere ciò che per tanti rimane e rimarrà incomprensibile, inaccessibile, perché la mente umana
se non si apre alla rivelazione dello Spirito Santo, mai potrà comprendere e accettare che uno è uguale a tre. Ecco Dio che dilata il cuore, lo spirito, l'anima, la mente, per far consistere il mistero dei misteri, il mistero che rende cristiani. Chi non vive il mistero della Santissima Trinità non può dirsi cristiano. Chi è cristiano accoglie per fede, ma soprattutto con fede, che Dio è Padre, che Dio è Figlio, che Dio è Spirito Santo e che nel Figlio si manifesta come Padre, come Figlio e come Spirito Santo. Ecco l'essenza di chi è cristiano, ecco l'essenza di chi vuole vivere da cristiano, sforzandosi e combattendo ogni giorno contro il proprio io per lasciarsi rinnovare dallo Spirito Santo amore e poter rinascere dall'alto a vita nuova, per potersi immergere nella vasca dello Spirito Santo, lavacro di ogni peccato che il Padre ha posto qui, nella nuova Gerusalemme, per poter accogliere ogni creatura che desidera divenire figlio, in Dio uno e trino, per poter rinnovare chi già figlio è, ma ha perso lo smalto, ha perso l'entusiasmo, ha perso la voglia di vivere, ha perso quell'essenza e quella sostanza che caratterizza i figli da quando battezzati sono divenuti figli. Ecco, cari fratelli e care sorelle, che dobbiamo ritornare all'essenza per poter manifestare la sostanza che ci caratterizza. Ritornare, rinascere nello Spirito per poter manifestare gli insegnamenti dell'uomo Dio Gesù, del fratello Gesù, del maestro Gesù. E così far sì che tutti possano nuovamente instradarsi sull'unica via che conduce alla salvezza, per poter abbracciare l'unica verità assoluta e non relativa che conduce alla salvezza e poter così ereditare la vita che è salvezza. In Maria, con Maria e per Maria. E così sia.